Vediamo sindaco, grazie. Emozionato direi abbastanza, perché è un piacere e forse in pochi pensavano che riuscivamo a riempire ancora sale di alberghi, ad avere una fede istituzionale qui schierata per la Vesta, schierata per il centro-sinistra, schierata per un progetto di cambiamento. Sono emozionato perché quando siamo partiti con qualche difficoltà, che il Partito Democratico in questa città non riusciva ad aggregare tanto, veniva da tornate elettorali passate dove aveva raggiunto percentuali di anonimato, il 6% l'ultima tornata elettorale, pochissimi, anzi un solo consiglio comunale nelle ultime due elezioni amministrative. Oggi, grazie anche a un percorso di cambiamento che abbiamo messo in campo sia nel Partito Cittadino sia nel Partito Provinciale, ci troviamo qui ad avere una coalizione. Io partirei da qui perché poi questa è una conferenza stampa dove si presenta la coalizione, si presenta il punto politico vero, cioè come e dove nasce, da dove nasce questa coalizione. Lo dicevano tutti prima, nasce dalle primarie, nasce dalla volontà e dal coraggio di non chiudersi nelle stanze per decidere insieme quali potessero essere gli assetti di governo di questa città, ma nasce da un confronto con i cittadini. Nasce dalla voglia di spiegare ai cittadini quello che è il progetto politico che due giovani amministratori avevano per questa città. Nasce dalla voglia di cambiare rispetto a logiche che questa città aveva portato un disastro politico, aveva portato un disastro amministrativo. Rispetto a questo, il risultato è stato un risultato che è sotto gli occhi di tutti. Un modello che oggi viene visto con attenzione anche da città più grandi e più importanti come quella di Caserta Città. E lì siamo riusciti ad accendere un entusiasmo, siamo riusciti a risvegliare un'anima in questa città, un'anima che si era spenta perché era da anni che non si parlava di città, lo diceva bene Stefano prima, in questa città durante le primarie sono venuti assessori regionali, sottosegretari, abbiamo parlato di tribunale, abbiamo parlato di OPG, abbiamo parlato di lavoro con l'assessore regionale, abbiamo parlato di politica. Abbiamo spiegato che la politica è uno strumento utile per cambiare le cose e che tramite la politica bisogna cambiare questa città. Lo abbiamo fatto con coraggio. Non ringrazio ulteriormente Luigi perché sa che grazie al suo impegno, sa che grazie al coraggio che abbiamo messo in campo oggi ci troviamo ad avere una coalizione che è una coalizione di governo. Perché noi abbiamo sempre creduto che è con il governo che riusciremo a fare un cambiamento. La critica che viene fatta dal Movimento 5 Stelle, da pezzi di società civile, o meglio che si etichetta come pezzi di società civile, rispetto a una coalizione che noi oggi mettiamo in campo con delle differenze che sono poi il sale della politica, sono poi quelle che consentono un dibattito vero, una condivisione vera, ma una sintesi vera. Perché è evidente che le nostre esperienze sono esperienze che hanno una radici diverse, ma la nostra ricchezza è che l'obiettivo comune, che è quello del cambiamento, è che rispetto a questo anche esperienze diverse riescono a fare sintesi non su una spartizione, non su logiche vecchie e superate, ma su logiche che guardano al futuro, rispetto a un'idea di città che noi condividiamo e condividiamo insieme, rispetto alla quale gli strumenti per attuarla sono gli strumenti che tutti quanti noi conosciamo. Una filiera istituzionale che ci consente oggi di poter spiegare che le idee che noi abbiamo in testa sono realizzabili perché c'è chi ci dà una mano a farlo. Non voglio dilungarmi perché non penso sia utile andare nel dettaglio del programma, perché non è questo il luogo per farlo. Noi oggi dobbiamo soltanto capire che la partita che dobbiamo giocare è una partita che nasceva con delle difficoltà, nasceva con delle critiche, perché diciamocela tutta, il cambiamento incute timore, incute paure e preoccupazioni nei confronti di chi ha creato negli anni strutture di potere rispetto a degli equilibri di potere. Noi queste strutture abbiamo rotte, le abbiamo cambiate, abbiamo rotto un sistema di potere rispetto alla quale la città ha avuto solo danni e soltanto Thank you.
tre anni fa queste elezioni amministrative hanno dato una maggioranza grandissima al centrodestra. Ci sono stati 20 consigli comunali di centrodestra contro solo 4 di opposizione. Quella maggioranza era una maggioranza che non aveva un legame politico vero, era un'aggregazione che era messa insieme perché si doveva arrivare a vincere le elezioni, perché era importante vincere le elezioni da Vessa. Al di là di quello che poteva essere lo schema, l'idea politica, il progetto di cambiamento, si è giocata una partita per vincere, non per governare. Quello che noi vogliamo fare, quello che noi faremo, è quello per cui oggi stiamo qui tutti quanti insieme, non è solo vincere, non è solo vincere al primo turno, è governare e cambiare questa città. Lo dicevamo durante tutta la campagna di primaria. Noi dalla parte nostra abbiamo il tempo e la verità, perché in questa città troppe bugie sono state dette, troppo tempo è passato per fare un punto vero politico sulle ragioni che hanno portato un'amministrazione che ha vinto il 75% a non concludere il mandato. Io penso che noi abbiamo il dovere in queste campagne elettorali di dire la verità e di spiegare il perché è successo quello che è successo in questa città. Perché se un anno di commissariamento è un danno politico per i partiti, è sicuramente un danno amministrativo per i cittadini. Io penso che noi dobbiamo recuperare questa difficoltà, dobbiamo spiegare la verità, dobbiamo parlare alle cittadini e dobbiamo vincere queste elezioni. Grazie.